La questione raccolta differenziata è diventato il tormentone estivo di Ginosa e Marina di Ginosa. Sui social si leggono tantissimi post sull'argomento. Ieri non è passato l'umido, oggi non è passato il vetro. Cosa avete deciso? La raccolta differenziata va male, mi hanno messo un bollino senza spiegazione. La questione è solo una. Di questo sicuramente non ne giova nessuno dei due paesi e tantomeno i cittadini. Accertato il disagio, abbiamo intervistato il consigliere Amedeo Clemente, vicepresidente del Consiglio Comunale con delega alla raccolta differenziata e decoro urbano, per avere maggiori spiegazioni. I temi trattati: contratto con la Tecnoservice, campagna tolleranza zero, centro raccolta rifiuti a Ginosa e Marina di Ginosa e censimento utenze. È partita la campagna raccolta differenziata tolleranza zero. Cosa significa? Significa che ci saranno controlli sulla raccolta differenziata, sui conferimenti e sugli abbandoni. Ci saranno e sono tuttora in vigore controlli su questi aspetti. Mentre il centro comunale dei rifiuti di Marina di Ginosa è stato aperto da un paio di mesi, quello di Ginosa è ancora chiuso. Quali sono i motivi? È possibile che sia ancora chiuso il CCR di Ginosa, che deve servire una popolazione notevolmente maggiore di quella di Marina di Ginosa? Allora, entrambi i CCR dovevano essere aperti già dal 31 dicembre 2013, dal 31 dicembre del 2013. Ci sono stati molti ritardi sotto questo aspetto e quando siamo arrivati all'insediamento ci siamo accorti che mancava addirittura l'allaccio alla corrente elettrica. Quello è stato il primo passo che abbiamo fatto, quindi contattare direttamente il fornitore per cercare di attivare il servizio elettrico ai due CCR. E dopodiché abbiamo visto anche tutti gli altri passaggi che mancavano per l'apertura e quindi per le autorizzazioni necessarie. Ginosa Marina siamo riusciti ad aprire con ordinanza nelle more di ottenere l'autorizzazione provinciale. Ginosa invece è tuttora in via quasi di apertura, perché abbiamo ricevuto lunedì scorso l'autorizzazione della provincia e dovrebbero attaccare semplicemente, anzi montare semplicemente il contatore dell'acquedotto e dopodiché si potrà mettere in funzione anche quello. Dunque verrà aperto a giorni? A giorni, sì, credo forse anche settimana prossima. Censimento utenze. Poiché è fondamentale per l'organizzazione del servizio raccolta e perché tutti paghino il dovuto, può dire se è stato effettuato e se non è stato fatto quali sono i motivi che lo hanno impedito, considerato che è già trascorso un anno dal vostro insediamento? Sono tuttora in fase di lavorazione alcuni dati che si stanno incrociando per quanto riguarda le utenze che non pagano la Tari, e gli uffici preposti stanno procedendo a questi tipi di accertamenti. Poi, con la tolleranza zero di questi giorni, si arriverà anche a scoprire le utenze che non pagano il servizio ma che lo effettuano tutti i giorni, uscendo, diciamo, la propria differenziata, spero, o almeno la propria immondizia fuori dalla propria abitazione. In un suo post su Facebook lei ha parlato di complotti. Può spiegare in cosa consistono e contro chi sono diretti? Nel mio post su Facebook non ho parlato di complotti, ho detto che non sono un complottista, però quello che è successo l'altra sera in contrada Lama di Pozzo, con i bidoni che sono stati, dei cassonetti che sono stati messi in pratica proprio a centro strada per impedire il passaggio, è comunque un segno di persone che avevano qualcosa da dimostrare o da voler recriminare contro l'amministrazione. È solo che, diciamo, che ci fa strano questo tempismo di questo gesto, perché in giornata stessa di quello che è accaduto abbiamo dichiarato apertamente
guerra, diciamo, agli incivili con il sistema di videosorveglianza e di monitoraggio con le telecamere sul territorio, e questo ci fa sembrare, ci fa pensare comunque a quasi a un sabotaggio. Il contratto con la Tecnoservice quando scade e perché avete annunciato la possibile rescissione del contratto? Allora, il contratto con Tecnoservice scadrà nel 2019, essendo entrato, diciamo, in vigore nel 2012 e avendo la durata di 7 anni. Abbiamo annunciato una possibilità di rescissione in quanto comunque le inadempienze da parte della ditta sono tuttora frequenti e non riescono alcune volte ad adempiere a dei servizi che sono previsti dal contratto. Alcuni servizi non sono stati nemmeno mai effettuati ed espletati, nonostante i nostri continui richiami, diffide, avvii di procedimento di sanzione, eccetera. Avete intenzione di fare ulteriore informazione ai cittadini per spiegare come si fa la raccolta differenziata? Se sì, come intendete farla? Certo, abbiamo non intenzione, ma stiamo già lavorando con la ditta che gestisce la comunicazione sui rifiuti. Questo è uno dei ACABMED. Questa è una delle cose strane in questo comune, che la comunicazione sui rifiuti viene fatta da una ditta a parte rispetto alla ditta che gestisce effettivamente il servizio. No, 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 è partita sempre con il contratto di Tecnoservice nel 2012 ed ha la scadenza sempre quando all'ultimo anno di copertura del servizio anche di Tecnoservice. Stiamo lavorando con questa ditta per elaborare, diciamo, un dizionario del rifiuto da consegnare a tutte le utenze domestiche e non domestiche, per spiegare al meglio quali sono tutti i servizi all'interno, cioè previsti nel territorio comunale, gli orari di raccolta, i giorni, gli orari di apertura dei centri di raccolta comunali. Questo molto probabilmente verrà fatto anche in concomitanza con la bollettazione della Tari, in quanto stanno avendo dei ritardi di arrivo alle bollette per degli aggiornamenti di software e di dati che devono elaborare gli uffici. Approfittando della bollettazione della Tari, si vuole invitare anche la cittadinanza a rispettare quanto più la raccolta differenziata, inviando proprio un opuscolo che dia tutte le informazioni possibili e immaginabili. Inoltre, comunque, oltre al cartaceo è previsto anche cioè il sito di ginosasidifferenzia.it, dove si possono trovare svariate informazioni. C'è anche una sezione dove si può cercare il rifiuto per nome e vedere dove va conferito. Diamo qualche informazione. Cosa va nella plastica e nei metalli? Nella plastica e nei metalli va tutto quello che è imballaggio di alimenti, imballaggio comunque di materiale plastico, insomma. Va anche in minima parte la plastica anche sporca, che poi non parliamo di plastica sporchissima, diciamo che i bicchieri di plastica ovviamente anche con l'acqua dentro non si possono ritenere sporchi, sono comunque puliti, perché l'acqua poi evapora e rimane comunque il bicchiere pulito, ma anche con altri tipi di bevande. I bicchieri di plastica vanno conferiti nella plastica, i piatti di plastica altrettanto. Vanno lavati, no? Lavati possibilmente se sono troppo sporchi, ma non per forza lavati, anche con un semplice passaggio con un fazzoletto, con un tovagliolo di carta.
non c'è bisogno di lucidarli, anche perché all'interno delle piattaforme dove viene conferita la plastica è considerata comunque una percentuale di impurità del prodotto. Che cosa va nella carta? Nella carta va tutto quello che è carta stampata, diciamo. La carta unta invece va comunque nell'umido, nell'organico. La carta stampata, inchiostrata, va comunque nella carta. La carta chimica va nell'indifferenziato, essendo carta chimica di scontrini, di fatture, essendo carta chimica va nell'indifferenziato. Che cosa va nell'umido? Nell'umido va tutta quella parte di sostanze organiche, di scarti alimentari, di tutto quello che rimane, fiori, diciamo. Fiori. Sì, in minima quantità vanno anche diciamo alcuni, poca parte di fiori possono anche andare all'interno dell'umido, però se parliamo di grossi quantitativi di sfalci di potatura, è sempre bene chiamare il numero verde per prenotare il ritiro. E appena attiva l'isola ecologica, cioè il centro comunale di raccolta, sarà possibile conferirli direttamente lì. Come smaltire rifiuti ingombranti e RAE? Rifiuti ingombranti, materassi, RAE, eccetera, eccetera, si chiama il numero verde della Tecnoservice, che lo ritira gratuitamente direttamente sotto casa, quindi senza nessun costo. E, inoltre, sarà sempre possibile conferire all'interno dei centri di raccolta comunali. A Genosa Marina è tutt'oggi possibile, lo sarà appena apre anche quello di Genosa. È passato un anno dal vostro insediamento. Pensa di aver sbagliato qualcosa? E che cosa vuole dire ai cittadini? Di aver sbagliato, ci sono poche cose sicuramente, perché abbiamo lavorato tutti i giorni incessantemente da un anno a questa parte, sia negli uffici sia sul territorio, e volevo approfittarne anche per dare una risposta a qualcuno che dice che riceviamo per solo 2 ore alla settimana all'interno degli uffici. Beh, bisognerebbe anche vedere tutto quello che facciamo all'esterno degli uffici. Non viviamo all'interno degli uffici, ma siamo in giro tra le persone che ci fermano continuamente. Abbiamo un rapporto costante con tutti i cittadini, e quindi è impensabile continuare a dire queste falsità che ci dipingono come chiusi nel palazzo. È assolutamente falso. Ai cittadini vorrei dire di continuare a cercare di collaborare con l'amministrazione, con noi consiglieri, con gli assessori, e cercare di migliorare comunque questo paese. Noi lo stiamo facendo, ci stiamo impegnando da un anno a questa parte con tutto il lavoro che abbiamo svolto e che produrrà i propri frutti sicuramente a breve. I risultati che sono stati raggiunti, alcuni risultati, e sicuramente ne raggiungeremo molti altri anche a breve termine. Penso per esempio per la mia delega all'abbattimento del 10% della Tari, all'adesione alla strategia rifiuti zero, anche se non abbiamo ancora composto l'osservatorio rifiuti zero, ma sarà una delle cose che faremo o durante questo periodo estivo o comunque appena subito è iniziata dopo la stagione estiva. L'avviso pubblico per gli ecocompattatori, che saranno utili alla cittadinanza per conferire plastica, lattine ed avere dei buoni sconto da spendere all'interno di attività commerciali convenzionate. Diciamo che il lavoro sta cominciando a produrre i frutti, e sicuramente ne produrrà molti altri fino alla fine del nostro mandato, almeno di questi 5 anni.